Ciao ragazzi, eccomi qua, ritornata. I am back con un nuovo video. Come al solito l'avete visto dal titolo, sono tornata con un nuovo video sui saldi. Vi ho fatto già un primo video sui saldi, ma alla fine non era manco un primo giro di saldi, perché su quattro cose che vi ho fatto vedere, una o due erano sui saldi. Questo veramente è il giro dei saldi. Faccio vedere un pochettino di cose che ho preso in vari negozietti. Terranova, Alcott, Piazza Italia, H&M e anche qualche accessorietto. Allora, partiamo subito. Allora, qui c'è la busta di Terranova. Vi faccio vedere le cose che ho preso. Allora, ho preso, qui c'era l'offerta 1, 4 euro, 2, 6 euro. E faccio vedere i due toppettini che ho preso, appunto, aspettate, approfittando di questa offerta. Sono due top uguali, cambia il colore. Allora, uno è così, aspettate. Allora, in questo verde Tiffany, che è uno dei miei colori preferiti, semplicissimo, di cotone leggero, canotta, e ha qui appunto questi dettagli in pizzo dello stesso colore. E qua ho questo merlettino così, molto molto carina, ovviamente è stropicciatissima, si devono stirare, molto molto carina. Ho preso la taglia S perché la M non c'era, però vabbè, mi dovrebbe andare tranquillamente, cioè non mi va perché le ho provate. Infatti come sempre anche in questo video faccio così da ora in poi, vi lascio alla fine le foto addosso, insomma. Appunto, questa è la prima e la seconda è uguale, 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 solo che cambia il colore ed è questa qua, in questo colore rosa antico, identica e precisa, sempre taglia S, sì, sempre taglia S. Questa in realtà io l'ho presa da Terranova Outlet, però Terranova Outlet secondo me evidentemente Calliope sarà farà parte dello stesso gruppo, perché queste due magliette le vende Terranova Outlet, ma sono in realtà di Calliope, che devo dirvi la verità, rispetto a Terranova forse è un po' più un migliore di qualità, perché non è la prima volta che li compro. Ok, quindi appunto è un'offerta 1,4, 2,6. Poi sempre da Terranova, sempre del marchio Calliope, se non mi sbaglio, infatti sì, sempre del marchio Calliope, ho preso questo pantaloncino che vi vado a chiudere, aspettate, ecco qua, questo pantaloncino tutto stropicciato, si vestirà sta roba in bianco, vita alta perché io amo i pantaloni a vita alta, è leggermente trasparente, giustamente è bianco, però mi sta benissimo, anche di questo vi ho fatto la foto. Questo appunto è sempre del marchio Calliope e questo invece al 60% pagato 8 euro. Carino, carino, vita alta, un po' svasato. Qui porta i passanti, qui le tasche, trasparente però, mutanda bianca, slippino bianco, va benissimo. Ok, passiamo ad Alcott. Alcott in realtà questo è un ordine che ho fatto online con il ritiro in negozio, che è una cosa bellissima perché puoi comprare anche una cosa di 4 euro, 5 euro e trasferiscono gratis in negozio. Avendo il negozio Alcott al centro commerciale vicino a casa, cioè a Giuliano, ho comprato questo e l'ho pagato veramente poco. Aspettate che ve lo abbottono perché così non si capisce. Ok, allora, ecco qua. Ho preso questo body a costine in questo colore verde militare, molto carino, fa l'effetto, vedete qui, un po' arricciato sul seno, taglia M, perché body, vabbè, prendo sempre la taglia, vabbè, io in realtà sono M, che invece ho il seno, quindi sono M, mi sta aderente, mi sta bene, però mi sta aderente, è molto carino e questo ho pagato solamente 4 euro. Ok, poi passiamo a H&M. Ho dimenticato di vedervi una cosa, però vabbè, non fa niente. Una cosa che non ho preso nei saldi, quindi non fa niente, è un pantalone fintolino in terracotta. Vabbè, passiamo a H&M. Aspettate, che qua c'è un casino di roba. Allora, H&M, ho preso un vestito. Di questo vi devo ancora fare la foto, poi ve la farò. Il vestito è questo.
mi sono resa conto che tra i miei vestiti che tengo, perché chiaramente non potete immaginare quanti ne tengo, non ho niente di leopardato, ma in generale non ho niente di leopardato. Leopardato più o meno va sempre di moda, e ho trovato questo vestito, visto che lo sto un attimo abbottonando, da H&M. Aspettate, aspettate, e ho preso anche un tipo di vestito che io non tengo, quindi carino carino carino, ve lo sto un attimo abbottonando, eccolo qua. Il vestito è questo qua. Allora, è leopardato appunto, ma non è manco quel leopardato esagerato, molto carino. Tipo più o meno la maglia a mezze maniche, vedete? È fatto tipo un camicione, dai, però non è un camicione. Sopra è fatto così, con i bottoncini, poi c'è una specie di molla e c'è una gonna lunga 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 svasata, mi sta benissimo. Questo taglia M, carino carino carino, e questo era scontato da 25-20 euro, non è lo sconto esagerato, però carino, e l'ho preso. Poi come al solito vi faccio vedere appunto alla fine le foto, di questo ancora lo devo fare, magari la faccio dopo. Ok, poi in questo video haul ci metto anche un'altra cosa. Vi volevo fare un video a parte, però magari non lo so, vi faccio vedere, dai, poi vi faccio un video a parte. Vi volevo far vedere un video a parte della mia nuova ossessione. Chi mi conosce mi sa, ogni tanto mi escono le mie ossessioni, cioè prendo una fissa su qualcosa e li compro di tutti i tipi. L'ultima fissa sono i cerchietti fermacapelli, perché diciamo adesso ho una lunghezza tale che per tenere i miei capelli un po' in ordine c'è bisogno del frontino. Prima erano i foulard perché non avevo manco un capello, adesso sono i frontini. Infatti adesso ho fatto lo shampoo prima, non ci ho messo nessun gel, e col frontino, diciamo, non so se vi rendete conto, sto sistemata in 3 secondi. Me ne sto comprando tantissimi e sono tutti qua. Qua, e ce n'ho qualcun altro che ho comprato nei saldi. Facciamo una cosa, allora ve ne parlo, magari vi faccio vedere solo sporadicamente due che ho preso, uno all'OBS e un H&M, e poi vi faccio un video a parte dove vi dimostro, perché poi mi piacciono anche molto particolari. Allora, ho preso da OBS questo qui leopardato, infatti per questo poi anche ho preso il vestito, sempre scontato. Poi da H&M appunto, aspettate, eccolo qua, da H&M l'ho preso, che si sta anche rompendo, no, ho preso questo qua dorato con gli strass, ok, e poi ne ho preso un altro da Stella Z in pizzo bianco, ma ve le faccio vedere così sporadicamente nel video dei saldi, perché appunto le ho pagati scontati, però poi vi farò un video a parte sui la mia ossessione del momento, in cui vi mostro tutti i frontini che già avevo prima di comprarli, cioè prima che mi servissero, e poi quelli che ho comprato ultimamente, che veramente ne sono tantissimi e credo che continuerò a comprarli. Ok, andiamo avanti con il video appunto dei saldi. Per quanto riguarda l'abbigliamento, vi devo dire l'ultima cosa. Io devo vedere, da Piazza Italia ho preso, aspettate, questa canotta qua, carina carina carina. In video sembra più, no, eccomi qua, sì, il colore più o meno è quello. Questa canotta di Piazza Italia, appunto in questo azzurrino verde acqua, sì, verde acqua, molto bella. Questo lo sconto era ridicolo, nel senso da 18 euro 15 euro, però vi spiego. Precedentemente ne avevo comprata una molto diversa, 12 euro, a ventaglio, ma mi faceva grassa. E quindi ci ho messo 3 euro vicino e ho preso questa che io già avevo addocchiata, però il prezzo mi sembrava esagerato, però dovevo cambiare quella e quindi per 3 euro ho preso questa, carina carina carina. Naturalmente tutte queste cose si devono stirare e tutte queste cose appunto alla fine del video vi ho fatto già alcune foto di alcune, vi faccio anche le foto di queste altre due cose, quindi alla fine del video vedete le foto, così avete avuto anche tramite magari il mio corpo capire anche voi la taglia, se magari vi può interessare qualche capo del genere. In generale appunto le vedete indossate, perché comunque come è un capo indossato naturalmente non è mai come lo si vede senza indossato, insomma. Ok, sì, ah, vi voglio vedere l'ultimo
l'ultimo accessorietto. Stella Z ho preso appunto quel francino che vi faccio vedere così al volo. E poi ho preso, perché li devo abbinare a quella, all'ultima canotta che fate da Piazza Italia, perché devo andare a una festa e mi sono creata l'outfit con quella canotta, un pantalone nero a vita alta, scarpe nere, vabbè, e ci metto questi che sono un bijou di orecchini. Chi mi conosce forse non so se l'ho mai detto, io amo tutta l'oggettistica che va dall'anello, dalla collana, all'orecchino, all'orologio, però la passione più grande sono gli orecchini. Non potete immaginare quanti ne tengo e quanti ne compro in continuazione, perché proprio è una passione che proprio l'orecchino, vado a impazzire, insomma. E gli orecchini sono questi qua. Guardate che carini, si vedono. Mettili a fuoco. Eccoli qua. Non rende il colore, sono di un azzurrino, bellissimi. Pagati al 50%, invece di 7 euro, 3,50 euro. Ok ragazze, sì, vi ho fatto vedere tutto. Rimanete sintonizzati perché proprio adesso stacco con questo video e vi giro appunto il video sull'ossessione del momento, che appunto sono i frontini. Quindi rimanete sintonizzati perché penso andrà in onda dopo questo, quindi tra qualche giorno. E niente ragazze, io come al solito alla fine di ogni mio video vi invito a mettere un like, commentare, condividere. Attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video. Iscrivetevi al mio canale se non sei ancora iscritto o iscritta. Sotto al box informazioni vi lascio i miei link alla pagina Facebook, Instagram. E niente, come sempre poi, come sempre, alla fine di ogni mio video vi mando tanti 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 baci a tutti e alla prossima, ciao! Jamendo.com